Grazie, allora scusate, io sempre in condizioni pietose quando devo fare video, figuriamoci se mi metto ad aggiustarmi, ma dovevo farvi assolutamente questo video che riguarda questo pacchetto. Praticamente questo è un pacchetto a sorpresa di Tiger, si trovano spesso da Tiger, se non sbaglio costano sui 6 euro, qualcosa del genere. E questo pacchetto mi è stato regalato dal padre del mio ragazzo a febbraio. Ce l'ho ancora qui, siamo ad ottobre, perché io lo volevo aprire insieme a mia cugina. Perché insieme a mia cugina avevamo aperto su Instagram un pacchetto insomma come questo e ci eravamo divertiti un sacco a fare le storie, però ci eravamo rese conto che magari facendo un video diveniva più divertente la cosa. Non è stato possibile perché appunto poi dopo febbraio c'è stata la chiusura per il Covid e non ci siamo più potute vedere. Quando è stato riaperto tutto, lei è iniziata a lavorare e non ci riusciamo più a vedere, insomma, il tempo necessario per fare un video e quindi insomma alla fine il pacchetto è ancora qui e ho deciso di aprirlo da sola. Sicuramente non sarà divertente allo stesso modo, però insomma apriamolo perché io sono curiosa di sapere che cosa c'è qui dentro, visto che è da febbraio che ce l'ho nell'armadio. Allora, adesso andiamo ad aprire subito. Di solito in questi pacchetti ci sono ovviamente scemenze, ma da Tiger, cioè, trovi solo scemenze, ovviamente sempre necessarie perché le prendiamo tutte, ma sono scemenze alla fine, però sono carine. Allora, nell'altro pacchetto era uscito qualcosa di carino, però erano uscite anche parecchie cose, insomma, inutili, che non so proprio che cosa farci. Vediamo in questo pacchetto. Allora, io prenderò le cose ad una senza guardare. Adesso se ne va anche la luce. Allora, questo un puzzle, due puzzle. Allora, qui c'è un cuore fatto a puzzle e qui c'è un albero di Natale. Ok, siamo quasi in tema natalizio, ci sta. Vediamo che cos'è, se c'è scritto qualcosa. Puzzle da colorare, ok, praticamente. È un puzzle bianco da colorare, ok? Questa, per esempio, è una cosa proprio inutile per quanto mi riguarda, anche perché tipo non si potrebbero neanche appendere, sì, sono solo proprio dei puzzle da colorare. Vabbè, speriamo il meglio. Allora, ok, questo mi sembra tipo un borsellino, sì, è un borsellino con le nuvole, la pioggia. Vediamo che c'è scritto. Borsetta con portachiavi. Ok, portachiavi. Diciamo che questo si potrebbe utilizzare come portamonete. Può essere utile, però comunque ne potevamo anche fare a meno. Vabbè, per ora insomma non è andata così bene. Speriamo. Ok, questo già mi piace, cioè per quanto mi riguarda è più carino. È un diario segreto a quanto pare. E ci sono, non lo so, delle penne. Adesso leggo qui dietro. Diario segreto, scrivi e nascondi. Contenuto, diario, luce. Ah, bellissima. Praticamente su questo diario segreto si scrive con queste penne, però le penne sono invisibili. Per vedere quello che uno ha scritto bisogna utilizzare per forza questa luce qui. L'unica cosa che dice che le batterie non sono sostituibili. Quindi, insomma, ha una certa durata, dopodiché quello che c'è scritto al suo interno, all'interno del diario, non lo potrete più vedere, però comunque è una cosa molto carina che non avevo mai visto, sinceramente. Vabbè, andiamo avanti. Questo non lo so, praticamente è una maglietta di calcio con il numero 8 dietro. Però, ok, però è un quadernino, ok, questo quindi è interessante. È un quadernino a righe, il quadernino fa sempre comodo, cioè io li adoro, ne avrò una quintalata nell'altra libreria in camera da letto di agende, quadernini e queste cose qui. Certo, non mi fa impazzire il fatto che sia con la maglietta di calcio, però insomma, utilissimo questo sicuramente. Vediamo qui che c'era scritto. Anche se vabbè. Quaderno, ok, quaderno. Poi forse è rimasta solo una cosa. Sì, ok, solo una cosa e a quanto pare è la più bella, cioè da quello che sto vedendo.
Allora, questo anche mi sembra un quaderno, però è bello, è in velluto a righe verde. Qui dietro infatti c'è scritto quaderno e dentro è a righe. Ok, questo mi piace un sacco. Sicuramente lo userò per tutte le scemenze che scrivo io quando insomma leggo i libri di solito. Comunque devo dire che è andata molto meglio rispetto all'altro pacchetto dove erano uscite parecchie cose che proprio io non utilizzavo, tipo collane, orecchini orrendi. Qui invece sono usciti già due quaderni più il diario segreto che praticamente sarà un altro quaderno. E questa cosa mi piace parecchio. Sono abbastanza contenta di questa box a sorpresa di Tiger. Io purtroppo non riesco ad andare da Tiger spesso. Se riesco ad andarci una volta all'anno è anche assai perché non c'è qui da me Tiger. Bisogna andare a Chieti o a Pescara. E quindi niente, io comunque appena torno da Tiger sicuramente riprenderò uno di questi pacchi a sorpresa perché ormai mi sfizio insomma ad aprirli e niente, io spero che vi siate divertiti ad aprire con me questo pacco, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!